L'argomento di questa conversazione è così espresso nel programma del concorso: Governance delle istituzioni scolastiche, testo unico, titolo primo, capo primo. Ancora, stato giuridico del docente, contratto di lavoro, disciplina del periodo di formazione e di prova, con riferimento al contratto collettivo nazionale vigente al decreto ministeriale 850-2015 relativo all'anno di formazione e di prova per i docenti neoassunti. Non si pensi a argomenti tecnici, sono argomenti molto importanti che ci consentiranno di entrare dentro alla scuola, al funzionamento della scuola. Entreremo all'interno del mondo del docente che accompagneremo dal suo ingresso a scuola fino al miglior inserimento appunto nella realtà scolastica. E allora andiamo con ordine. Il testo unico al titolo primo, capo primo, si riferisce al testo unico del 1994 che rappresenta lo stato giuridico del personale della scuola. Stato giuridico significa l'insieme delle norme che organizzano la vita e il lavoro del personale della scuola, e tutte le norme dall'ingresso nella scuola, le sanzioni disciplinari, gli sviluppi di carriera, tutto ciò che riguarda la presenza del personale della scuola all'interno della istituzione scolastica. Ma facciamolo entrare questo docente a scuola. Come si entra all'interno della scuola? Si entra superando un concorso, il concorso che state per affrontare e che vi auguro possa risultare per voi tutti positivo. La disciplina del concorso la troviamo nel decreto ministeriale 850 del 2015. Ecco chi ha questo titolo: obiettivi, modalità di valutazione del grado di raggiungimento degli stessi, attività formative e criteri per la valutazione del personale docente ed educativo in periodo di formazione e di prova. Il docente supera le prove concorsuali, raggiunge una posizione utile in graduatoria, assume servizio. All'atto dell'assunzione in servizio inizia il suo periodo di formazione e di prova, non soltanto di prova, ma anche di formazione, perché questo periodo, il primo anno scolastico, il primo anno di servizio, che per qualcuno è in assoluto il primo anno di servizio, molti invece magari hanno già espletato diversi anni di servizio non di ruolo, per qualcuno è effettivamente l'esordio nel mondo della scuola e per questo qualcuno in particolare l'anno di prova riveste una funzione fondamentale. Ecco, anno di formazione, si tratta di approfondire le questioni che sono state studiate per la preparazione al concorso, che ci hanno consentito di superarlo, ma soprattutto di contestualizzarle, di viverle in diretta nel momento in cui viene esercitata l'attività di insegnamento. Di che cosa si tratta? Le conoscenze disciplinari, metodologie, modi di rapportarsi con gli alunni, modelli di relazione interpersonali con i colleghi, esercizio relativo alle responsabilità pratiche che il docente deve affrontare nel corso della sua attività professionale, perfezionamento di strumenti operativi, di sussidi didattici, di modelli di insegnamento, ecco, tante di quelle cose. Ecco, il docente deve potenziare e affinare le sue competenze professionali.
Fin dal primo periodo, entro i primi 2 mesi, il docente elabora un portfolio delle competenze personali, fa un bilancio di quello che sa e comincia magari sulla base di ciò che sa a pensare ciò che deve sapere e quindi elabora un suo progetto personale che poi negozia con il dirigente scolastico. Si stabilisce un vero e proprio patto per lo sviluppo professionale che prende le mosse appunto da ciò che il docente ritiene già di possedere per proiettarsi sulle competenze che gli sembra opportuno perfezionare o addirittura acquisire. In questo caso il docente è una guida molto importante, il dirigente è una guida molto importante e decide anche, sulla base di quanto è previsto in questa norma, in questo decreto amministrativo, di affiancargli un docente tutor che lo segua nel percorso di formazione. Che cosa in particolare viene inserito in questo patto? Ecco, gli obiettivi di sviluppo delle competenze, abbiamo detto, quello che deve perfezionare, che deve migliorare, gli aspetti culturali, disciplinari, didattico-metodologici e relazionali della sua attività professionale, tutto viene inserito appunto in questo patto. E forte di questo patto, il docente continua e inizia meglio la seconda parte, le parti successive dell'anno di formazione. Il docente tutor è una presenza molto importante, segue, illustra, accompagna. Al termine, il docente che ha completato l'intero percorso, che voi trovate appunto leggendo questo decreto ministeriale, il docente viene confermato in ruolo. Ha superato, diciamo, la prova, ha completato il processo di formazione e quindi il suo rapporto di impiego diventa più stabile, acquista stabilità. Di questo contratto formativo con il dirigente scolastico, io vi invito a fare un lavoro scritto. Questa sera parleremo di quattro argomenti che io vi indico come esercitazione e che magari andremo sviluppando nel corso della conversazione. Ecco, il primo argomento è questo: il patto per lo sviluppo tra dirigente scolastico e il docente in anno di formazione. Ecco, leggete il decreto ministeriale, i punti in particolare dove viene espresso il contenuto, dove sono indicate le modalità di questo patto di formazione, soprattutto le finalità, e spiegate semplicemente che nel corso dell'anno di formazione, nel primo periodo, il docente, ecco molto semplicemente, il docente in anno di formazione redige un progetto che ovviamente deve negoziare con il dirigente scolastico, riceve consigli dal dirigente scolastico, presenta le sue osservazioni. Questo progetto viene concordato, viene studiato insieme al tutor che viene assegnato e poi quindi questo patto si traduce in un percorso di formazione che viene sviluppato per l'intero anno scolastico fino alla conclusione del periodo di prova di formazione. Indicate ovviamente quali sono gli aspetti metodologico-didattici, proprio quelli legati alla professione.
contenuti disciplinari, metodi e modi di presentazione dei contenuti, significato della ricerca, attività di laboratorio, tutto ciò che il docente incontrerà o ha incontrato nella sua attività didattica e che ritiene di dover migliorare per essere sempre più all'altezza della situazione. Questo è un argomento abbastanza importante che interessa il docente che appunto inizia la sua attività di docente. Un altro argomento che troverete fra le esercitazioni che vi suggerisco è il concetto di leadership. Fra poco ne parleremo. Ecco, lo presento così, spieghi il concetto di leadership e quale forma di leadership le sembra più indicata per quanto riguarda la scuola. Ecco. Lo affronteremo fra poco nel corso della conversazione. Ancora c'è un terzo argomento, spieghi il candidato in quali occasioni e attraverso quali funzioni il docente assume particolari funzioni di rappresentanza. Ecco, la funzione docente in alcuni momenti assume un carattere particolare di rappresentanza. Per adesso vi faccio un solo esempio. Il referente per i disturbi specifici d'apprendimento. Ecco, il docente in questo momento è la persona alla quale si deve fare riferimento di fronte a casi di disturbi specifici di apprendimento, discalculia, dislessia e compagnia bella. Ecco, ma ci sono, per esempio, pensate al docente tutor, questo è un altro momento, questa è un'altra funzione che dà una particolare rappresentatività a un docente, il quale assume delle responsabilità aggiuntive rispetto a quelle normali dei vari docenti, o il docente che fa parte di gruppi per l'integrazione degli handicappati, o docente che riceve un incarico dal dirigente per rapportarsi con enti, associazioni del territorio. Vedete, la funzione docente, che noi già abbiamo illustrato nel corso della prima lezione, ha dei caratteri sempre nuovi. Caratteri di responsabilità. Il docente non solo trasmette la cultura e lavora insieme ai suoi allievi per produrre cultura, perché gli studenti entrino nel mondo della ricerca, nel mondo della scoperta. Il docente è una persona attiva che ha delle relazioni con i colleghi, è un elemento, una persona, una figura attiva all'interno della scuola, ma può esserlo anche nei rapporti con l'esterno. Il docente fa parte dei consigli di intersezione interclasse o può far parte anche del consiglio di circolo, di istituto. Ecco, ci sono dei momenti particolari. Pensate al docente vicario, che in alcuni periodi, in particolare in assenza del dirigente, esercita di fatto la funzione dirigente all'interno della scuola. Ecco, ci sono dei momenti in cui la sua funzione viene esposta a responsabilità e a impegni di particolare rilievo. Ecco, questo dobbiamo sottolineare nel soddisfare questa traccia. L'importanza poi è ancora un'altra traccia che riconosce ai laboratori formativi per il docente in anno di formazione. Ecco, quando leggerete il decreto ministeriale 850, vedrete che il docente può anche optare, può anche accettare di partecipare a laboratori formativi. Io vi sto dicendo, vi potrebbero chiedere, che importanza può avere per il docente partecipare a questi laboratori formativi, fare esperienza di laboratori formativi? Ecco, sono indicati i laboratori formativi,
nuove risorse digitali e loro impatto sulla didattica. Queste ritrovate all'articolo 8 del decreto ministeriale, nuove risorse digitali e loro impatto sulla didattica. Non tutti hanno competenze sull'uso didattico degli strumenti della tecnologia, gestione della classe e problematiche relazionali. Si può partecipare a uno, due massimo di questi laboratori. Ecco, il docente sceglie quel laboratorio che maggiormente può contribuire ad arricchire e a migliorare la propria competenza professionale. Valutazione didattica e valutazione di sistema. Ecco, problema, anche questo è importante, i bisogni educativi speciali di cui abbiamo parlato l'ultima volta, il contrasto alla dispersione scolastica, inclusione, eccetera, eccetera. Sono tutti argomenti di notevole importanza che soprattutto sviluppati attraverso il laboratorio, attraverso esperienze di ricerca e azione, attraverso attività laboratoriali, possono risultare particolarmente importante anche perché in questo caso il docente in anno di formazione impara contemporaneamente l'argomento del laboratorio e anche il modo di fare laboratorio. Ecco, questo dovreste scrivere nello sviluppare questa esperienza scritta, questo lavoro scritto. Il docente appena entra a scuola vive la vita collegiale, vive l'esperienza degli organi collegiali. Ecco, nel testo unico, agli articoli dal 5 al 15, che sarebbe il titolo primo, capo primo, sono indicati i vari organi collegiali della scuola. Credo che debba spendere poche parole. Sugli organi collegiali della scuola abbiamo parlato nella prima conversazione, vi ho detto quando sono nati, ricordate la legge 477 del 1973, i decreti delegati del 74 e quindi l'istituzione degli organi collegiali a livello di circolo e istituto, a livello distrettuale, provinciale e nazionale. In questi articoli dal 5 al 15 noi troviamo gli organi collegiali a livello di istituzione scolastica. Consiglio di intersezione interclasse, il collegio dei docenti, il consiglio di circolo e di istituto e poi anche le assemblee. Due parole soltanto su queste assemblee. Le assemblee riguardano gli studenti nelle scuole secondarie e superiori, però sono previste anche assemblee dei genitori. Vedete, i genitori non sono soltanto presenti con i propri rappresentanti in seno agli organi collegiali di istituto scolastico, e cioè nell'intersezione, nell'interclasse e nei consigli di istituto, perché in questo caso partecipano con pochi rappresentanti, uno per sezione, per classe, nell'interclasse intersezione, 8 genitori o 6 o 8 genitori nei consigli di istituto a seconda della popolazione scolastica, sono loro rappresentanti. Di tanto in tanto invece si avverte la necessità di una presenza massiccia dei genitori, di tutti i genitori, per affrontare questioni di interesse generale. In questo caso l'assemblea dei genitori può essere presieduta anche dal dirigente scolastico o da un suo delegato, i genitori possono chiedere la presenza di docenti, ecco, a seconda dell'argomento che si intende affrontare. È chiaro che le assemblee dei genitori sono momenti importanti di partecipazione che la scuola non deve né contrastare e né appunto paventare. Sono momenti in cui la socialità, il gruppo dei genitori ritengono di colloquiare, di intervenire su questioni legate all'educazione e all'apprendimento dei loro figli, a confrontarsi con
con gli insegnanti, a relazionarsi con gli insegnanti o a fare qualcosa di comune insieme a loro. Troviamo anche questo all'interno della scuola. Ecco, questa è la collegialità. Nella scuola non solo si deliberano spese, acquisti o si programmano appunto strategie e cose da fare, ma anche si affrontano problemi di un certo rilievo con la partecipazione di grandi gruppi, di grandi masse di genitori che ritengono di far sentire la propria voce e di rapportarsi in maniera significativa con il corpo docente. Ciò detto, veniamo al problema della governance. È un termine un pochettino oscuro che dobbiamo cercare di chiarire, perché quando si parla di governance si parla di governo di una qualche realtà sociale, economica, educativa, eccetera. La governance. Sappiamo bene, in ogni azienda, in ogni impresa c'è una governance. Voi sapete, la governance è il padrone, è il proprietario, poi c'è il gruppo dei suoi più stretti collaboratori. E quindi c'è il management, l'insieme delle persone che hanno sulle spalle la responsabilità dell'azienda, che debbono ovviamente preoccuparsi di gestire al meglio, di far fruttare al meglio, di far profittare al meglio il lavoro degli operai e il loro lavoro, e quindi di studiare le forme migliori per far andare avanti l'impresa con buona pace di tutti e con buoni profitti per tutti. Vedete, si avvicina molto spesso la scuola all'azienda. Ecco, io vorrei tentare di evitare questo eccessivo avvicinamento, perché la scuola ha degli obiettivi completamente diversi da un'azienda ed è strutturata in maniera diversa, deve necessariamente essere strutturata in maniera diversa. Cerchiamo di scoprire qual è questa governance scolastica. Quando si parla di governance viene subito a dire il dirigente scolastico, è lui che comanda, è lui che ha le leve del potere, è lui che ha il potere. Vedete, le cose non stanno così, non stanno precisamente così. Anche se, per esempio, la buona scuola a un certo punto ha pensato che sarebbe stato necessario, indispensabile, aumentare, enfatizzare, incentivare il potere del dirigente per procedere a quei miglioramenti che avrebbero potuto modificare in maniera positiva, in maniera estremamente positiva la scuola. Vedete, io in questo momento, nel momento in cui mi rivolgo a voi che siete candidati a un concorso, non posso esprimere giudizi miei personali, in particolare giudizi critici, però dal momento che il tentativo della legge 107-2015, che ripeto ha tanti meriti, tantissimi meriti, dal momento che questo tentativo non è riuscito, tant'è che queste modifiche della funzione del dirigente, come anche la previsione di elenchi di docenti a livello di ambito, la perdita della titolarità da parte di nuovi docenti e il loro inserimento in un elenco a cui avrebbero attinto i dirigenti scolastici secondo la propria scelta, secondo la propria libido, qualcuno avrebbe detto. Ecco, questo di fatto è caduto, pian piano si è spento senza che sia stato mai realizzato. Per cui mi sento autorizzato a dire che questo è stato uno dei pochi errori di valutazione della riforma Renzi, della riforma della buona scuola. Tutto il resto invece è estremamente positivo.
infatti fino adesso noi ci siamo occupati di decreti legislativi e di decreti che hanno sviluppato a uno quei vari commi dell'unico articolo della legge 107-2015, che hanno effettivamente introdotto novità estremamente interessanti nella scuola. La prossima novità la vedremo nella prossima lezione, che riguarda la valutazione. E vi dico subito, non la valutazione dell'alunno, ma anche la valutazione dell'alunno. La valutazione come esercizio di osservazione, di riflessione e di giudizio critico sull'intero universo della scuola. Ne parleremo la prossima volta. Ora, la riforma Renzi voleva enfatizzare la funzione del dirigente, dargli più poteri. Attenzione. Se noi entriamo all'interno della scuola, ci rendiamo conto che tutti i compiti, tutti i motivi presenti nella scuola, tutti i soggetti che hanno interesse all'interno della scuola e che hanno attese nei confronti della scuola, tutte le responsabilità, tutte le cose da fare e tutti i problemi non sempre prevedibili che si presentano nella scuola non possono essere governati da una sola persona. Il dirigente non può avere il dono dell'onnipotenza e il dono della simultanea presenza in ogni angolo della scuola ad affrontare tutti i problemi. Il docente, no, il dirigente non può far tutto, anche se dopo la riforma dell'autonomia scolastica, dopo il decentramento amministrativo che c'è stato e dopo quella legge costituzionale numero 3 2001 che più volte vi ho citato, il dirigente scolastico ha assunto dei poteri estremamente significativi come rappresentante della scuola a livello periferico. Quindi di qua c'è lo Stato, c'è il Ministero che indica le linee generali, di qua ci sono i vari dirigenti scolastici che debbono affrontare i problemi della scuola in ampia autonomia, i problemi della scuola a livello locale. Vedete, governance nel linguaggio aziendale è un modo di governare, è un universo da governare, una maniera di governo, è un sistema di conduzione di una impresa. Ma la scuola non produce automobili, o macchine da scrivere, o calzature, non ha un prodotto specifico. La scuola produce un qualcosa di molto più complicato. E la qualità della scuola non si giudica soltanto sulla base della perfezione di una macchina, di una scarpa, di un'automobile, ma richiede il concorso di tante valutazioni e l'andare a buon fine di tante operazioni che molte volte sono difficili da governare, difficili da dominare e per le quali una persona sicuramente non può essere bastevole. Quanti sono gli stakeholder della scuola? Nel linguaggio aziendale, gli stakeholder sono le persone che hanno interesse. Nell'industria, chi compra la macchina cerca la macchina migliore, altrimenti cambia azienda e ne compra un altro. Intorno alla scuola, gli stakeholder sono infiniti. Proviamo a fare un elenco. Cioè, queste persone interessate al prodotto della scuola sono tante. La scuola deve soddisfare
tante attese, deve soddisfare tante persone. Facciamo un elenco. Gli organi collegiali devono funzionare bene. Sapete che gli organi collegiali, ogni tanto gli intoppi ci sono. Chi governa deve rispettare la libertà di insegnamento dei docenti, non la può calpestare. Deve rispettare la libertà di scelta educativa delle famiglie. Deve assicurare il diritto al successo scolastico di tutti gli alunni. I diritti dei disabili, degli alunni con deficit specifici di apprendimento, alunni in condizioni di BES del più svariato genere, come abbiamo detto, degli alunni adottati, di alunni appartenenti ad altre etnie e culture di tanto genere. Bambini che non hanno il possesso della lingua, che non hanno i genitori, che sono da soli, bambini che vivono in un mondo affatto diverso, alunni che sono vittime di bullismo o attori di atti di bullismo. La scuola deve elaborare il profilo di funzionamento dei vari PEI, dei piani educativi personalizzati, deve assicurare l'azione dei gruppi interni alla scuola o a essi esterni per i problemi legati alla disabilità, ai DSA, ai BES, agli alunni stranieri, deve curare i rapporti con il territorio, deve relazionarsi con enti e associazioni, deve elaborare PTOF. Si tratta di individuare i docenti tutor per l'anno di formazione e di prova, i docenti referenti nei vari settori. Vedete, bisogna governare tutti questi processi e tanti altri che sfuggono, ovviamente. La governance scolastica deve relazionarsi con i sindacati. E voi sapete che il dirigente scolastico ha dei vincoli nei confronti del personale e dei rappresentanti del personale. Adesso vedremo quali sono questi vincoli. La governance, se il dirigente scolastico, deve assicurare la privacy, la sicurezza dell'ambiente, degli ambienti di lavoro. Come fa il dirigente scolastico a essere l'unico responsabile e l'unico attore per tutte queste azioni? Ecco, precisiamo, il dirigente scolastico è sicuramente il capo del governo della scuola, è il leader del governo della scuola, ma una scuola come la nostra, una scuola servizio, non una scuola azienda. La scuola è un'agenzia di servizio o agenzia di servizi educativi, sociali. Una scuola come agenzia di servizi non può ovviamente contare sull'unica presenza. Il dirigente scolastico porta a sintesi il progetto, incarna il progetto, naturalmente. È l'apice dell'organizzazione scolastica, ma accanto a lui è necessario che ci siano altre figure, tutte portatrici di compiti e di responsabilità. Nei loro confronti il dirigente scolastico ovviamente può dare delle direttive, delle indicazioni, ricevere informazioni e valutare la qualità dei processi delegati, ma il dirigente scolastico deve anche delegare responsabilità. Non può assegnare compiti a persone che debbono agire come automi.
Il docente nell'assunzione di un suo compito deve realizzare la propria personalità, seguire le indicazioni, ma interpretarle secondo le proprie valutazioni e secondo le proprie caratteristiche di personalità e modalità di rapportarsi con gli altri. Ecco allora la governance nella scuola non è accentrata in un'unica persona. La governance invece richiede un insieme di figure significative, rappresentative della scuola, che assumano con competenza, con responsabilità e con impegno dei ruoli, dei compiti, ovviamente accanto al dirigente scolastico. Infatti, la stessa riforma della buona scuola, in un punto diceva, accanto al dirigente, alla figura del dirigente così connotata, nel senso di enfatizzata, allargata nelle responsabilità, è necessario costruire una squadra. Qual è questa squadra? La squadra sono i collaboratori più stretti, il dirigente scolastico può nominare dei collaboratori e delegare alcuni compiti, ovviamente il direttore dei servizi generali di segreteria che cura gli aspetti amministrativi e finanziari, di gestione economica e finanziaria della scuola, ma ecco, per quanto concerne i docenti, delle figure che lo coadiuvano nell'espletamento di tutte queste funzioni, con deleghe. Ci sono docenti che assumono il compito di referente di qualche materia, docenti che rappresentano la scuola nei rapporti, per esempio, con l'ente locale, con l'ente sanitario, docenti tutor, docenti che curano particolari problemi e aspetti della vita della scuola, responsabili di plesso, responsabili di gruppi di classe, presidenti di consigli scolastici, per esempio presidente dell'intersezione o dell'interclasse o del consiglio di classe, perché il dirigente non può essere ovviamente presente in tutti i momenti e in tutte le azioni. Il dirigente è il leader, sicuramente. Però possiamo dire un leader che si circonda di altri leader. Ecco, è importante che si crei questo spirito di collaborazione e l'esercizio di questa delega. Il dirigente scolastico, leader assoluto, non va bene per la scuola. Ecco, il problema della leadership scolastica è stato affrontato più volte da molti autori, ma alcuni modelli di leader nella scuola, soprattutto nella scuola di oggi, vengono aprioristicamente bocciati perché evidentemente incompatibili con una situazione di scuola aperta, di scuola collegiale, di scuola centro di ricerca e parte significativa di un territorio circostante. Quindi questo modello di scuola non può sopravvivere, non può andare avanti attraverso una figura accentratrice e autoritaria. Cerchiamo di approfondire un po' questo concetto della leadership, anche perché ve l'ho indicato in una esercitazione.
Ecco, spieghi il concetto di leadership e quale forma le sembra più indicata a scuola. Voglio indicarvi le varie forme di leadership che ci presenta il Goleman. Anzitutto, che tipo di leader deve essere il dirigente scolastico? Ecco, si sottolinea da parte di qualcuno che il dirigente scolastico deve essere un leader culturale, in quanto realizza in sintonia con i docenti e gli stakeholder un progetto culturale da sviluppare. Vi ho detto, gli stakeholder sono le persone che hanno interesse, possono essere i genitori, possono essere rappresentanti sociali, di gruppi sociali, possono essere gli altri docenti. Un leader strategico, in quanto impegnato in strategie di mediazione e negoziazione con gli organi collegiali e gli enti esterni. All'interno della scuola, della vita di scuola, nel corso dell'esperienza degli organi collegiali, nei rapporti con l'esterno, ci sono momenti di intoppo. Non so, l'ente locale che tarda a soddisfare alcune esigenze o l'ente sanitario che non risponde appieno a determinate domande o gruppi sociali che pretendono che non danno il necessario o anche molte volte genitori i quali trovano motivi di contrasto con i docenti non facili da comporre senza un adeguato affrontamento della questione. Ecco, in questi casi il dirigente scolastico ha rivesto un ruolo fondamentale, il ruolo di mediatore, il ruolo di persona autorevole che si cala nei problemi degli altri, ma che li vuole risolvere, che cerca di smussare le angolosità, che comprende il senso delle difficoltà, che riesce a stemperare i toni, che riesce a colpire nel segno. Ecco, il dirigente scolastico deve avere una visione strategica, deve capire il cosa e il come risolvere i problemi e intervenire al momento giusto, salvaguardando la dignità e gli interessi di tutti, il buon nome della scuola e il buon diritto degli altri stakeholder di vedere riconosciuti i propri diritti. Ecco, una presenza culturale, perché una presenza culturale è quella che dà fiducia, che dà credibilità, è anche una visione strategica, cioè di chi capisce, comprende cosa sta succedendo e come se ne può venire fuori. Deve essere un leader educativo. Ecco, si insiste troppo sulla scuola azienda, sul dirigente manager. Il dirigente scolastico non può essere soltanto un manager, deve essere una persona competente nel campo educativo, nel campo della didattica. Deve essere competente tra competenti, deve saper dire la sua senza voler imporre la sua, ma non può limitarsi a un lavoro estraneo rispetto all'azione didattica dei docenti. Deve necessariamente il dirigente scolastico conservare, o se l'ha perso, recuperare il campo educativo, il settore educativo, perché è lì che egli esercita la sua funzione di leader, la sua leadership. Quindi è un leader educativo, un leader ricettivo, in quanto percepisce i bisogni degli studenti. Il dirigente scolastico deve andare a ricercare i bisogni dei ragazzi, così come anche i docenti. Andare a leggere i bisogni dei ragazzi, non può vivere estraneo, chiuso all'interno
di un ufficio. Così come i docenti non possono iniziare la loro attività dai contenuti e dai testi scolastici. L'attività inizio da uno sguardo da rivolgere agli alunni, da pensieri rivolti agli alunni, da osservazioni continue, costanti e da riflessioni sulle esperienze di apprendimento e di crescita complessiva dei loro alunni. Ecco, il personale della scuola, il dirigente scolastico e i docenti, docenti e dirigenti, tutti educatori, debbono vivere in una maniera significativa, in una maniera profonda e partecipata la vita dei loro studenti che affrontano le esperienze di apprendimento, di socializzazione, di costruzione della loro personalità. Non è un'azienda la scuola. La scuola è un istituto di istruzione e di educazione. È un'agenzia, ripeto, di servizio educativo e sociale, di servizi educativi e sociali. Ecco, ripeto ancora, il dirigente può fare tutto da solo. La sua leadership non gliela toglie nessuno, deve averla. Gli dà credibilità, gli dà riconoscimento agli occhi dei docenti e di tutti gli altri attori interessati al mondo della scuola. Egli riceve fiducia, credibilità, la sua cultura, la sua leadership lo rendono accettabile, credibile. Ma la risposta è non una leadership all'interno della scuola, ma più leadership. Chi è il leader? Leader si nasce o si diventa? Altra domanda forse che ci possiamo porre. E quali doti deve possedere il leader perché venga riconosciuto come leader? Perché non basta sentirsi leader, bisogna essere riconosciuto dagli altri come leader. Ecco, nel momento in cui noi diciamo più leader, persona che deve possedere determinate risorse, e questo significa che il dirigente deve saper scegliere coloro che debbono vivere la leadership insieme a lui. Non è semplice scegliere un collaboratore, il collaboratore vicario. Non è semplice scegliere il referente per il DSA o per l'educazione interculturale o per far parte di gruppi di integrazione dei disabili o per progetti, bisogna scegliere la persona giusta. Perché nel momento in cui si crea un gruppo di lavoro, nel momento in cui si affida un incarico importante a qualcuno, è necessario essere sicuri che quell'incarico venga assolto al meglio, senza che la scuola ci perda in immagine, ma soprattutto in qualità del servizio. Perché vedete, nel momento in cui un incaricato del dirigente rappresenta la scuola nei confronti di gruppi sociali, nei confronti di enti, quella persona deve essere in grado di rappresentare, di impersonare i modelli culturali di quella scuola, i modelli della leadership che in quella scuola è stata accolta ed è stata seguita e che viene impersonata dal capo d'istituto, dal dirigente scolastico. Il Goleman, fra le doti imprescindibili del leader e quindi elementi della leadership, vede l'empatia, il carisma, la disponibilità, l'umiltà.
Il leader non è un arrogante. Il leader non è un pignolo. Non è una persona che corre dietro a ogni piccolo errore per poter sanzionare, per poter colpire, per poter sottolineare con la penna blu l'errore. L'umiltà. Il leader deve essere capace di riconoscere i suoi errori e di correggerli. Il leader deve avere la capacità di valorizzare le altre figure, di valorizzare gli altri. Il leader che ha carisma è quella persona che viene riconosciuto come leader e che inconsapevolmente stimola l'esempio a seguire, a imitare, direi quasi a copiare, ad adattarsi per poterlo al meglio rappresentare nei momenti in cui il docente, la persona, deve rappresentarne il ruolo e la funzione all'esterno. Ecco, Goleman individua sei diversi stili di leadership. Forse è bene leggerli perché ci danno il senso. Stile visionario. Non abbiamo a che fare con un matto, eh? La leadership visionaria prevede una linea direttiva che mira a condividere gli obiettivi e la mission aziendale con i dipendenti per far sì che si crei una sorta di sogno condiviso. La leadership visionaria è tipica di quella persona che coltiva il sogno, l'idea di poter fare qualcosa in meglio e di meglio per quella istituzione all'interno della quale si trova ad operare. E questa mission la condivide, la manifesta, la divide appunto con gli altri. Il leader visionario è colui che in un particolare e delicato momento di cambiamento riesce a creare un clima positivo. È colui che riesce a identificare una direzione chiara e che allo stesso tempo riesce a farla visualizzare anche al proprio team. Attenzione, un dirigente scolastico, un collaboratore del dirigente scolastico, un docente, come fa a vivere all'interno della scuola se non ha in sé un modello di scuola? Se non ha in sé una visione di una buona scuola, di una scuola che deve funzionare, se non coltiva all'interno di sé il desiderio di migliorarla e di migliorarsi, di migliorarla attraverso il proprio miglioramento. Ecco, una Verstanschauung pedagogica, ho detto in una conversazione pedagogica, cioè un modo di vedere la scuola, una visione della scuola che rappresenta la mia visione, la nostra visione, una visione che possiamo negoziare, che possiamo discutere e che possiamo costruire insieme all'interno della scuola. Il dirigente scolastico, il gruppo dei più vicini collaboratori, il gruppo docente della scuola. Un modello di scuola da perseguire e da volere. Il dirigente scolastico, gli insegnanti non possono vivere alla giornata. Debbono avere un progetto, un traguardo verso cui tendere. Lo stile democratico. Un leader democratico valorizza i propri collaboratori, coinvolge nelle decisioni. È strano, sentite, a me capita molte volte di vedere, di sentire che in qualche scuola ci sono per esempio assistenti amministrativi che non conoscono quello che devono fare, che non sanno quello che devono fare. O ci sono persone che non sono a conoscenza di determinate novità,
di ordine normativo, di ordine pedagogico, relative alla ricerca, eccetera. Vedete, questa è una carenza del leader, perché il leader all'interno della sua realtà, e quando parlo di leader ovviamente mi riferisco in primis al dirigente scolastico, ma anche a chi con lui collabora, a chi è a lui vicino, a chi è stato chiamato a lavorare con lui, è compito e dovere di queste persone informare, far conoscere, pretendere che ciascuno all'interno della istituzione scolastica sia in grado di assolvere alle proprie mansioni, alle proprie funzioni, al proprio ruolo. Non è possibile che si vada in una segreteria e si chieda una determinata cosa e la segreteria non sia in grado di rispondere. Questa è una carenza non solo dell'impiegato, ma è una carenza anche del leader. Lo stile coach. Il coach è l'allenatore sportivo. L'obiettivo principale di un leader coach è quello di creare, sto ripetendo i termini del Goleman, è quello di creare una connessione tra la mission dell'azienda e quelli che sono i desideri e i bisogni del lavoratore. Il coaching mira a far emergere le potenzialità di ogni singolo membro del team per migliorarle, le performance ai fini del raggiungimento degli obiettivi aziendali. Goleman presuppone per l'efficacia di tale strategia la presenza di lavoratori motivati. Ecco, il leader deve sapere motivare in modo che la mission scolastica risponda ai bisogni di ciascuno. Poi c'è lo stile esigente. Ecco, il leader che pretende, che vuole necessariamente raggiungere determinati traguardi. Generalmente si tratta di un atteggiamento, secondo me, narcisista, cioè di un leader che è tutto preso dai propri interessi, che vuole essere riconosciuto bravo, riconosciuto efficiente, capace, che pretende successo, e così via, anche a scapito degli altri. Magari questo dirigente pretende che tutto vada bene senza preoccuparsi di fare la sua parte per motivare il personale, per informare il personale, per invitarlo a studiare, a sapere, a corrispondere alle esigenze dei vari soggetti interessati ai risultati dell'attività della scuola. E poi c'è uno stile armonizzatore e affiliatore, perfetto per creare armonia in un gruppo di lavoro, e questo si concentra sulle relazioni, cerca di evitare i conflitti. Questa è una posizione valida, però purché questo tentativo di non far accadere conflitti e situazioni spiacevoli non vada ovviamente contro la qualità del servizio scolastico. Non si può accontentare sempre tutti, non si possono sempre risolvere i problemi senza intervenire con decisione nel momento in cui si notino delle deviazioni da una organizzazione positiva e funzionale della scuola. E poi c'è uno stile che citiamo e bocciamo nello stesso momento, lo stile autoritario. È facile essere autoritario, ma vi dico subito, il dirigente scolastico che accentri in sé tutto il potere, che faccia valere il suo potere, che lo imponga con le minacce reali o soltanto annunciate, non fa il suo dovere. Questo sarebbe un leader che oggettivamente potrebbe rischiare di subire delle conseguenze negative dal suo comportamento. Non è possibile in una istituzione servizio, in un'istituzione scolastica come quella che ci troviamo di fronte in questo momento, quella che viviamo,
un tipo di leader, di dirigente scolastico, che ami farsi conoscere come persona autoritaria, forte, pesante, che incute timore, che incute rispetto, eccetera. Questa sarebbe esattamente la figura pericolosa per la scuola dell'autonomia, perché rischierebbe di far perdere appunto all'unità scolastica il valore che più le rende qualità e le rende rispetto, e cioè la circolarità delle idee, la comunità dei confronti, il lavoro di collaborazione, il reciproco sostegno, la distribuzione dei compiti, l'orizzontalità della leadership, la distribuzione del potere, l'impegno comune, la divisione di compiti per il perseguimento dell'unico obiettivo. Ecco, è lo stile democratico, è lo stile collaborativo, è il leader capace di creare altri leader, di generare il desiderio di imparare, il desiderio di migliorarsi. E questa è la figura che meglio si attaglia alla scuola di oggi. E questa è la governance che serve in una scuola che voglia dare un servizio di qualità, che voglia affrontare tutti quei problemi che abbiamo visto in premessa, tutti quei problemi che non possono essere affrontati da una sola persona. Quindi una nuova governance si impone. Ecco qual è la governance che noi dobbiamo auspicare all'interno di ogni scuola. Quale governance è richiesta allora ai fini di un sistema formativo integrato come il nostro? Un sistema formativo finalizzato alla formazione, integrato, non isolato, ma aperto e legato profondamente in una unità di progetto comune. Quali comportamenti sono richiesti come buone prassi ai nuovi dirigenti? La cultura della responsabilità, della competenza, della cooperazione e della competizione. Sì, competizione. Le scuole sono in competizione. Non perché vogliono farsi la guerra, ma perché vogliono superarsi. Il rilancio della credibilità della scuola passerà soprattutto attraverso la capacità di indicare la rotta, di risolvere problemi di comunicazione, di interpretazione della realtà e di progettazione. Recuperare la motivazione di studenti e docenti, il leader, il dirigente scolastico, il team del dirigente scolastico debbono riuscire a recuperare i docenti, a motivarli, a far loro amare la scuola, ricreare fiducia e stima sociale verso l'istituzione scolastica. Non è con atteggiamenti autoritari, non è con atti di forza, non è con la prevaricazione, non è con la volontà di imporre le proprie scelte che si risolvono i problemi della scuola. Si perde la scuola. La scuola perde se stessa e perde di credibilità. Ecco, bisogna realizzare vere comunità di insegnamento e apprendimento. Ecco, la scuola la smetta di sentirsi un'azienda e si senta servizio di insegnamento e apprendimento. Comunità professionale di dirigenti, docenti e amministrativi. Comunità partecipate di genitori, studenti, enti e associazioni del territorio. Questa è la scuola dell'autonomia. È il leader della scuola dell'autonomia, è una persona aperta, disponibile, umile, democratica, abbiamo detto.
Quindi una leadership democratica, una leadership comunitaria. La leadership comunitaria si radica se vive di una decisionalità diffusa. Il dirigente deve accettare che la persona da lui delegata, che il referente per un settore di esperienza didattica, per esempio dei DSA, che un rappresentante dell'integrazione esprima le proprie idee, rappresenti la scuola attraverso la propria personalità. Non può imporre indirizzi rigidi, vincolanti. Ecco, c'è il rispetto della personalità della persona che rappresenta la scuola. Quindi valorizzare tutte le persone. È ora di tornare a prestare maggiore attenzione all'essenziale di una scuola. L'insegnamento e l'apprendimento. Dicevo, che i problemi della scuola sono tanti. Le responsabilità della scuola sono tante. Abbiamo detto che il leader anche delle responsabilità nei confronti del proprio personale. Non solo rispettare la libertà didattica, ma anche rispettare gli interessi del personale. Interessi del personale che il personale fa valere attraverso i suoi rappresentanti, i rappresentanti sindacali. Ecco, il dirigente scolastico, anche il più autoritario, deve accettare, purtroppo per lui, di dover rispondere delle sue decisioni di fronte al personale della scuola. Ecco, il sistema delle relazioni sindacali fa capo al dirigente scolastico. Ci sono materie che egli deve negoziare con i rappresentanti sindacali. E vediamo quali sono. Nel programma del concorso vedete che si fa riferimento al contratto collettivo nazionale di lavoro, perché vedete nel testo unico del 94 sono indicate le norme di stato giuridico, ma alcune materie sono disciplinate anno per anno attraverso il negoziato con i sindacati. Viene all'interno della scuola il rappresentante sindacale o i rappresentanti sindacali e all'interno della scuola si costituisce una rappresentanza di personale sindacale, le RSU, le rappresentanze dei sindacati unitari che sono docenti o amministrativi della scuola che ovviamente rappresentano i loro colleghi nel negoziato con il dirigente scolastico. Molte volte le RSU risolvono tutto ciò che deve essere risolto attraverso il colloquio del dirigente, molte volte invece è necessario che intervengano le segreterie provinciali del sindacato per un rapporto più approfondito con il dirigente scolastico. Le relazioni sindacali hanno la loro importanza. Vediamo quali sono le materie di queste relazioni. Le modalità di utilizzazione del personale in rapporto al POF. Voi sapete, la scuola elabora il PTOF. All'interno del PTOF si stabiliscono determinate forme organizzative del personale. Il personale ovviamente può pretendere, può chiedere di correggere alcune decisioni. Questo viene negoziato attraverso appunto le RSU, il rapporto fra le RSU e il dirigente scolastico. Criteri e modalità di applicazione dei diritti sindacali e determinazione dei contingenti di personale per la salvaguardia dei servizi minimi essenziali ai sensi della legge 146/90. In caso di sciopero del personale della scuola, bisogna garantire servizi essenziali. Ecco, viene negoziato
il quantum e il come garantire questi servizi essenziali. Non può stabilirlo il dirigente scolastico da solo. Attuazione della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, la legge 626-94 e successive modificazioni. La scuola deve assicurare la sicurezza di tutti i lavoratori, in ogni angolo. Tant'è vero che c'è anche la nomina di un responsabile della sicurezza, il quale deve redigere il piano della sicurezza, prevedendo tutti i motivi di rischio e tutte le possibili forme per eliminare questi rischi, per neutralizzarli. Ecco, il responsabile della sicurezza deve riferire al dirigente scolastico, da lui nominato, deve riferire al dirigente scolastico cosa e come intervenire per scongiurare i rischi per la popolazione scolastica. Criteri generali per la ripartizione del fondo di istituto. La scuola gestisce dei fondi che devono essere distribuiti al personale a seconda dei compiti che il personale esercita. Ecco, il come e il quanto deve essere negoziato negli incontri con le RSU. Ancora, criteri e modalità relative all'organizzazione del lavoro, all'articolazione dell'orario di lavoro e all'individuazione del personale da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo di istituto. Non tutto il personale chiede di attingere al fondo di istituto, non tutto il personale è necessario che venga impegnato in lavoro. Ecco, si tratta di distribuire il quantum e le percentuali delle risorse che vanno assegnate a quanti sono coinvolti in lavori che eccedono il normale lavoro d'istituto. Questo insieme di problemi vengono negoziati dal dirigente scolastico con le rappresentanze sindacali. Poi ci sono delle materie di informazione preventiva. Che significa materia di informazione preventiva? Significa che il dirigente scolastico, prima di procedere, deve preventivamente informare il personale interessato, perché possa esprimere le sue valutazioni. Proposte di formazione delle classi e di determinazioni degli organici della scuola. Un dirigente non può dire: io sto riducendo il numero delle classi, sto aumentando l'organico, sto diminuendo l'organico, senza aver dato informazione preventiva al personale. Perché? È perché evidentemente il personale è direttamente interessato alle variazioni di organico e del numero delle classi. Criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento. Anche qui deve dare informazione preventiva. Che significa? I docenti nel corso dell'anno possono essere chiamati a partecipare ad attività di aggiornamento promosse da enti che vengono riconosciuti dal Ministero. Ecco, si tratta di stabilire i criteri per poter beneficiare di questi permessi, perché si capisce, un insegnante che fosse invitato a centinaia di permessi rischierebbe di non completare le ore di servizio nel corso dell'anno scolastico. Quindi si tratta di stabilire quanti permessi, per quale durata e così via. Utilizzazioni dei servizi sociali. Ecco, anche in questo caso il dirigente deve dare informazione. In alcuni casi l'informazione è successiva, cioè il dirigente scolastico opera e poi informa. Nominativi del personale utilizzato nelle attività e nei progetti retribuiti con i fondi di istituto. Il dirigente nomina e informa. Criteri di individuazione di modalità di utilizzazione del personale in progetti previsti da specifiche disposizioni legislative o da accordi con altri enti e istituzioni. Il comune ci chiede per esempio una figura per curare determinate cose, il dirigente individua la persona più adatta, non può in questo caso fare informazione preventiva e attendere che il collegio gli dica questo è il più adatto, sa lui che il soggetto più adatto lo fa e poi informa. Verifica dell'attuazione della contrattazione sull'utilizzo delle risorse. Dopo che ha lavorato con le RSU o con i sindacati, viene redatto il progetto di contrattazione sull'uso delle risorse e quindi poi ne dà informazione.
Quindi, come vedete, il dirigente scolastico ha tanti impegni, tante cose da fare nell'assolvere ai compiti della scuola. In tutte queste operazioni si avvale della collaborazione di persone che a lui sembrano adatte. Ecco allora l'esistenza dello staff. Il dirigente, guardate, si organizza come meglio crede. Stabilisce uno staff, lo forma come gli sembra più utile formarlo, individua i soggetti adatti, delega compiti, delega funzioni per tutto l'anno intero o per particolari momenti, assegna incarichi di durata annuale o di carattere temporaneo, ma apre il suo potere e le sue competenze agli altri. Si apre umilmente e con piena disponibilità alla collaborazione. Questa è la leadership che è utile in un contesto scolastico come quello che ci troviamo a vivere, come la scuola appunto attuale. In questa scuola attuale non si può mai ritenere di aver raggiunto il top. La scuola è in costante ricerca del miglioramento, in costante ricerca della qualità, intendendo la qualità non come una qualità assoluta, ma come una condizione migliore rispetto a quella che ci troviamo di fronte. E allora vedete, la valutazione è un istituto fondamentale, è un'azione fondamentale nella scuola di oggi. La valutazione va affrontata come si deve. E a questo problema della valutazione noi riserveremo l'ultima conversazione introduttiva, quella che vale sia per la scuola dell'infanzia sia per la scuola primaria. La prossima volta parleremo della valutazione. Non ho aggiunto valutazione dell'apprendimento di questo, la valutazione, tout court, senza aggettivi. Vedremo che la valutazione è il senso critico della scuola, è il senso critico che dirigente scolastico, docenti, personale amministrativo deve possedere perché deve sentirsi in costante tensione di miglioramento, in costante insoddisfazione per la situazione attuale. Ecco, da queste premesse noi partiremo per affrontare il problema della valutazione. E poi ricorderemo due istituti particolarmente importanti che si accompagnano in questa azione di valutazione, l'INVALSI e l'INDIRE. Io vi ho accennato qualche cosa nelle ultime lezioni, nelle precedenti lezioni. Ne parleremo in maniera più organica, accanto al problema della valutazione, perché l'INVALSI e l'INDIRE sono due risorse importanti che debbono essere utilizzate al meglio dalle istituzioni scolastiche nel loro impegno quotidiano, che è quello di sforzarsi per essere sempre meglio all'altezza delle attese e delle speranze degli stakeholders, di quelle persone che guardano alla scuola con interesse e con tante attese.